tutti. Ti sei divertito o hai avuto paura? No, no, non ho avuto paura. No, ho avuto paura sta pazza. Io ho avuto paura. No, no, io no. La giornata di ieri in Piazza Umberto è riassunta tutta nel sorriso e nell'entusiasmo di Chiara al termine del suo giro in moto. Come lei, decine di ragazzi con disabilità fisiche o intellettive hanno avuto la possibilità di provare l'ebbrezza della mototerapia. Tutto questo grazie all'intuizione di Maria Grazia Gullo, mamma di un ragazzo autistico e presidente dell'associazione Ama Filippo, che è riuscita a mettere insieme famiglie e associazioni della città per questa iniziativa. Ci lavoriamo da tempo per cercare di avvicinare tutti alla nostra realtà e far sì che la gente si avvicini sempre di più e di far rete con tutte le associazioni, le istituzioni, gli enti pubblici, le scuole, chiunque, in modo che possa diventare un cordone sempre più lungo e creare una realtà importante a Gela e su tutto il territorio nazionale. Mettiamoci in moto è un primo passo per restituire la città e i suoi spazi ai ragazzi e alle loro famiglie, ma soprattutto un punto di partenza per riuscire a fare rete tra le tante associazioni che si occupano di disabilità e autismo. Questa nasce come iniziativa di sensibilizzazione per avvicinare quante più persone possibili al nostro mondo. Una manifestazione alternativa in grado di donare emozioni nuove ai nostri ragazzi, soprattutto donando loro adrenalina e un senso di libertà, soprattutto dopo gli ultimi 2 anni che abbiamo dovuto fronteggiare a causa del coronavirus e del lockdown. Ecco, questa manifestazione, frutto di cooperazione e collaborazione fra le diverse associazioni, ha potuto realizzare tutto quello che vediamo oggi. Avevamo bisogno di mete nuove, avevamo bisogno di energia, avevamo bisogno di saltare e oggi lo abbiamo e lo faremo in sella a una moto. È stato un periodo difficile, soprattutto per i bambini che erano abituati a una loro routine, e oggi è l'occasione giusta per regalare un momento piacevole ai nostri bambini, ai ragazzi, e non soltanto trattamento, sessione eccetera, ma un momento per divertirsi, per passare una giornata, una serata spensierata. E così, con il supporto tecnico della Motor Life, i ragazzi hanno avuto modo di sperimentare l'ebbrezza del vento in faccia, delle accelerate e delle derapate, il tutto naturalmente in totale sicurezza grazie alla competenza di Rosario Farrugia e del suo staff di Centauri. Ci sono anche delle ricerche scientifiche che si stanno adoperando sul campo della mototerapia, sulla metodica. Oggi si parla tanto di terapia. All'inizio forse non era opportuno parlare di terapia, ma oggi sì, perché è una terapia complementare. C'è uno studio che hanno sviluppato all'ospedale Regina Margherita di Torino, perché anche noi entriamo in ospedale. E quali sono i benefici? I benefici sono tantissimi, perché questi bambini si rilassano. Nel momento in cui vanno a rilasciare tutta questa adrenalina, poi nei giorni a seguire questi ragazzi hanno il beneficio di tanta tranquillità. Spesso sono nervosi. Molti genitori poi tornano da me e mi dicono: guarda, è una magia, perché mio figlio è sereno, tranquillo, si è divertito. Testimonial della giornata anche Nadia Lauricella, che su Instagram è Iron Nadia, influencer che grazie alla sua testimonianza ha sdoganato la ricchezza della diversità. Finalmente si ritorna a respirare e lo facciamo proprio attraverso la mototerapia, per unire proprio tutti, abbattere le barriere dei pregiudizi, degli stereotipi, e speriamo di divertirci tutti, disabili e non. Come la racconterai nel tuo profilo Instagram? La racconterò attraverso le storie, attraverso gli sguardi dei bambini e soprattutto dei loro sorrisi. La diversità è ricchezza, lo dici sempre. La diversità è ricchezza e soprattutto è unicità. Tutti noi siamo diversi e dobbiamo solo ricordarcelo. In piazza anche l'amministrazione comunale, che ha patrocinato l'evento, ma a farla da padroni i sorrisi dei ragazzi e la commozione dei genitori, come mamma Linda, che ieri ha visto il suo Simone sfrecciare in sella una moto dopo 2 anni di limitazioni legate all'emergenza pandemia. Farli stare a casa sicuramente per loro è un disagio non indifferente. Loro ne hanno pagato le spese più sicuramente di tutti gli altri. Oggi c'è una grande unione, una grande rete tra le tante associazioni che si occupano di autismo, è un grande passo avanti per questa città. Infatti sto osservando la stessa cosa, a me genitore può fare solo piacere, perché a Gela più si uniscono le forze, ci sono delle belle realtà locali che si occupano di autismo, quindi ad unire le forze sicuramente il tutto e va a giovamento dei nostri figli e anche di noi famiglie.